Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Conad, persone oltre le cose. Partono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Incoronata dell'Ulmo, celeste patrona di Cava dei Tirreni. Come ogni anno, le celebrazioni hanno avuto inizio con l'alzata del Sacro Panno che si è tenuta ieri sera presso Piazza Vittorio Emanuele III. In seguito alla Santa Messa, presieduta da Padre Adriano Castagna, preposito dell'oratorio di Palermo, la sacra effigie della Vergine dell'Olmo è stata portata in processione lungo il corso principale della città, dai pistonieri Santa Maria del Ruvo, con al seguito un gran numero di fedeli. Come di consueto, il clou dei festeggiamenti in onore della celeste patrona si terrà dall'8 al 12 settembre, con un ricco cartellone di eventi sia religiosi che civili. Al fine di realizzare e valorizzare al meglio la celebrazione più importante della cittadina meteliana, Padre Giuseppe Ragalmuto, rettore della Basilica Pontificia, e i responsabili del Comitato Festa Alessandro Durante e Giorgio Monetta rinnovano l'invito a tutti coloro che vogliano donare un piccolo contributo e a chiunque voglia prendere parte alla questua a farsi avanti. E in questa occasione vorrei dire innanzitutto una cosa importante. Lo so che per la nostra città ci sono molte feste. Tra qualche giorno alcuni collaboratori di questa comunità inizieranno a girare per la città per raccogliere fondi per fare la festa. La situazione economica è tragica, lo sappiamo. Quello che vi chiedo è quello innanzitutto di aprire le porte, di chiedere la ricevuta per quello che date, quello importante, fondamentale, e quindi vi chiedo anche di essere generosi nei limiti della vostra possibilità. E poi soprattutto chiedo, se qualcuno volesse aiutarci a fare la questua in giro per la città oppure nel palazzo stesso dove si abita, siate i benvenuti. E quindi se volete aiutarci o darci una mano d'aiuto anche in parrocchia in questo momento di festa, siate i benvenuti. E quindi da parte mia, ma soprattutto anche da parte di tutta la comunità dell'oratorio, di questa comunità parrocchiale, vi auguro una buona festa.